Ritorniamo al presente, se vuoi, al futuro, no? Parlavi del rapporto con la tua prima regista. Il tuo rapporto da regista con i tuoi attori, quando dirigi tu il film, che tipo di rapporto è? Di complicità, un rapporto maieutico? Che cosa accade? Sai, per adesso ho fatto appunto 2 film e 1/4, diciamo che se dovessi riassumere in qualche frase quello che io vorrei e quello che cerco di avere con gli attori è quello che io vorrei, io sono o cerco di essere per i miei attori quello che io vorrei che un regista fosse per me, con me come attrice, cioè voglio essere, farli sentire liberi e protetti sempre, liberi di fare quello che possono e vogliono, di essere anche al loro peggio, di non vergognarsi, di essere, però anche di proteggerli da se stessi, dal ruolo, da me, qualche volta anche, cioè di essere guardati, ecco, cerco di guardare veramente con i miei attori, con la tenerezza e il mistero che c'è anche in quel momento, perché gli attori sono un po' misteriosi nel momento che cominciano a interpretare un ruolo, cioè cerco di tenere quel rapporto un po' sacrale che ci dovrebbe essere mentre fai un film o se fossi a teatro, nella creazione, nella tensione creativa, in cui ci si può dire anche delle cose che non ci si direbbe mai nella vita da civili, diciamo. Cioè io penso che quando stai creando una cosa, bella o brutta che sia, il risultato poi si vedrà, ma in quel momento bisogna veramente potersi dire o poter interloquire o usare parole in cui che normalmente non ci sono. Poi anche allo stesso tempo prendere una distanza dagli attori nel momento in cui serve. Fino adesso mi sono molto innamorata degli attori con cui ho lavorato. In effetti volevo chiederti questo, l'amore nell'accezione più larga naturalmente della parola è qualcosa che sento nel rapporto regia e interpreti, è qualcosa che ci deve essere sempre, secondo te, magari? Ma forse non necessariamente, nel senso che poi ci sono registi che sono più freddi, che sono più distanti, che sono con cui hai dei rapporti più formali e che questo non vuol dire che non riescono a fare dei bellissimi film in cui tu dai tanto, però l'esperienza non è la stessa, ecco, questo voglio dire, nel senso che il risultato si può avere in tanti modi. Poi ogni attore forse richiede dal regista qualcosa di diverso, non tutti gli attori sono uguali, non tutti reagiscono nello stesso modo, quindi tutto è possibile, anche la freddezza, la distanza, oppure la nevrosi. Io ho lavorato con un ventaglio di registi, li ho vissuti tutte quelle esperienze. Penso che non è tanto il risultato, ma l'esperienza di fare il film, che secondo me è altrettanto importante, che cambia se non c'è della tenerezza. Insomma, ci deve essere comunque una base amorosa per poter poi essere anche, come ho detto, al proprio peggio.